Ehi la ciurma, io sono Mattia Tessa e rieccoci qui finalmente su Expeditions Viking. Dico finalmente perché in realtà sono passati tipo 2 secondi da quando ho registrato lo scorso episodio. Nulla, allora dobbiamo andarcene di qua assolutamente, fare queste due mini missioncine. Abbiamo qualcuno che possiamo livellare per caso? Oh, direi parecchio di sì. Abbiamo un sacco di exp. Magari alla fine di questo video devo ricordarmi di livellare un po' la gente e dare della roba in più. Magari finalmente riusciamo a portare qualcuno a livello 5 di qualcosa. Non mi ricordo se bastava. Cioè, se si può già arrivare a livello 5. Dove dobbiamo andare? Ha detto a est. Ma est qua. Scusami. No, forse non era da uscire. E questo invece? Sud? No, mi sa che sono tutti là, eh. Non c'era da uscire. Perché non ce li... Non ce li puntavo, allora? Boh. Tra l'altro, a proposito, continuo a parlare del viaggio del padre, ma non abbiamo scoperto niente sul viaggio del padre finora. Ora abbiamo visto praticamente... No, dobbiamo ancora fare tutta la parte di Northumbria, che non penso che sarà solo converti il vescovo. L'altra dei Pitti ci abbiamo messo... Parecchio, per cui... Allora, questo... Ah, ok. Dovrebbe essere il tizio qua. Va bene. I lupi ha detto che sono a est, ma com'è che non li abbiamo incontrati, i lupi? Non ho sentito cosa ha detto Gunnar, ma va bene. Cioè, più o meno. Allora, facciamo prima questo che probabilmente ci crea meno rogne che non il coso dei lupi. Sì. Bastano 4 ore, ok. Un fischio discreto da Asleif. Mette tutti sull'attenti. Stanno arrivando delle persone armate. Ah, ok, il Tanner non è da solo. Attraverso il bosco. Scortano un mercante con delle sacche pesanti. Sembra il nostro target. Ricordo, abbiamo bisogno di lui vivo. Deve dirci chi sta incontrando. Penso che abbiamo un po' di attimi prima che ci vedano. Ah, ok, quindi dobbiamo mettere il non lethal. Da dove arrivano? Scusa, dove... Dov'è che stanno? Ambush, ma loro da dove vengono? Ben 2 turni prima che arrivino. Ok, ma arriveranno da qua? O da qua sotto? Boh. Allora io direi che ci mettiamo su una linea difensiva di qua, però mi sa che arriveranno da qua davanti. Per cui metterei davanti lui e Gunnar. Poi, me di qua mi ha discostato, Nefia di qua. No, non ho detto Roscoe, vabbè. Poi adesso ci arrivano da dietro e siamo spacciati, ma va bene. Ho detto through the woods, per cui... Ah no, ok, sono arrivati da qua. Allora, chi è l'uomo? Ok, lui è Willibrod. Ricordiamoci che lui ci serve vivo. Allora, io farei che stare qua sulla difensiva, visto che abbiamo la possibilità. Allora, il doppio... Com'è che ha? 43%, 55%. Gli altri non ce li abbiamo mai visti. 2 da 43 oppure 1 da... 82. Vedo c'è l'altro dietro che lo curerà fortissimo. Vabbè, andiamo con uno da 82. Boh, lanciamo delle pietre. Abbiamo molti con cui lanciare pietre. No, pochi. Ok,
non abbiamo fatto praticamente niente. Nebbia, non lancia rocce. Oh, lei può però swappare e lanciare. Bravissima Nefia. Ok, quello perde tempo per curare l'altro, ci può stare. Aia. Così si teneva lo scudo, ha preso due sassolini in faccia e basta. Ah, strano che non mi abbiano tirato giù Gunnar comunque. Allora, io farei il forte, Reckless Strike su questo. E poi darei un colpetto con Nefia. Poi Nefia, spostati un attimo che ho bisogno di Roskva che vada a curare il nostro bel bestione qua. Poi, allora, tu torna qua. Allora. Gunnar, fai un non lethal su Wilbrod. È vivo, sì. Tu riesci a fare un doppio? No. Sono tutti belli protetti. Allora, tu lancia un sasso nel dubbio. E poi possiamo anche permetterci di aspettare un turno, in realtà. E lui ha anche un sasso che può lanciare. Aia. Demoralizza. Ah. Bestia che male. Allora, tu vai qua e... No, no, non voglio far male la... Però si è intanglata là nei rovi, porca pupazzola. Fagli un po' di danno, please. Roskva, allora, o lo cura o lo ristora, per cui facciamo che... Lo cura. Poi allora farei un roccia con lui, che magari diviene un Harried, ecco. Darei... Come se fosse il 62%? Allora andiamo col 62. Nessun doppio. Che cavolo, dov'è sparito? È stato sparato via fortissimo. Quelli ti do l'entangled, please. Poi non può più muoversi e... Lui che cavolo può fare? Nulla in realtà. Stai così. Ah, tutti spotted. Ok, così l'altro cerca di tirarci le frecciumbe. Ah! Questa l'ho sentita molto forte. Ma di nuovo sto stun, basta? Oh. Quick shot. Ah! Ah! Che pelo! Che pelo, Nefia! Ah, diciamo che quei tizi là dobbiamo tirarli giù, eh? Allora, vai qua e fagli un bel... Bella punturina. E tu. Una bella sciata in faccia. Ok. E
Tu vagli addosso, please, perché... Anzi, perché stunnarlo? Così ci guadagniamo un turno. No! No! Porca miseria. Allora, riesci a vederlo quello? Sì. 70%. Questo è 94%. Posso fargli il doppio allora sul 94, scusi, eh? Proviamo il doppio sul 94. Mannaggia. Ecco. Chi troppo vuole nulla stringe, così dicono, no? Muoviamo Nefia qua, fin dato visto che lei può muoversi. E Roscova, mettiti qua dietro in cover, se possibile. Questo ci demoralizza, va bene. Nefia, vai qua su lui. Freeze. Tu anche. Ah, perché non mi ha fatto l'attacco d'opportunità? Mi aspettavo un attacco d'opportunità. Carica. No, lui può solo muoversi, direi. Lo facciamo muovere perché è sbilanciato. Lancia la roccia, che male non fa. Ok. Tu riesci a fare il doppio sto giro, dai, please. Oh! Ah, perché c'è solo il 20% adesso? Pensavo fosse lo stesso di prima. No. Ah, perché mi ha demoralizzato. Probabilmente per quello. Ah! Ma era uno strong hit comunque, eh? Tu fai tanto il gradasso, ma... Togli lo scudo. E via. Allora, il tizio è rimasto, per cui dovrebbe andare tutto bene, tutto tranquillo. 10 minuti ci abbiamo messo circa. Ma poi il live potevamo prenderlo. No new injuries, ok. Si rialza tra le foglie. È ancora vivo? Bene, dimmi chi è la spia, o ti farò sapere nuove sfumature della parola pena. Bastardi atei, non siete uno di noi, non avete nessun potere in questo. Non mettete il naso dove non dovete. Farei diplomacy 2. Da dove vengo abbiamo un sacco di modi per far parlare un uomo. Nulla di quello che farete mi farà tradire la mia lealtà a Osred. Hai sentito dell'aquila del sangue? È un metodo di esecuzione, ma può essere molto, molto, molto efficace per persuadere una persona. Che ti fa scrocchiare il collo e fa una smorfia? Prima prendi un bel coltello affilato per togliere le costole dalla spina. Poi tiri fuori i polmoni dal foro. Se lo fai abbastanza attentamente, puoi mantenere la vittima viva per molto tempo, abbastanza per avere tutte le risposte che cerchi. Oh buon Dio, voi siete dei mostri! Quindi tira fuori il coltello e muove un dito lungo la parte affilata. Dobbiamo iniziare? Fermi, vi dirò tutto quello che volete sapere. Indietreggia un po' e prende un pezzo di tessuto con il colore della cosa di Osred.
mi è stato detto di dare questo a un esploratore che commercia. Ah no, che prima era un fabbro. È l'unica cosa su cui posso appoggiarmi. Grazie. Ti auguro di guarire in fretta. Respira a fatica mentre ti allontani. Bastardo. Ma è morto quindi? No, non credo. Mi auguro di no. No, è qua Willy Brod. Faccio stare Willy Brod. Allora andiamo a parlare con gli scout e chiediamo se erano un fabbro. Allora, c'è una donna giovane. Si gira a guardare mentre sale le rocce. Prima perception. Circa nei 20 anni. Occhi verdi. Cioè, bassa. Ok. Non mi sembra un fabbro. Vediamo dopo. Gli altri dove che stanno? Ah, uno sta qua. E l'altro dove sta? Lassù in cima, ok. Allora, secondo me lei non è. Faceva tutte delle croci, delle cose intarsiate in osso, boh. Ah, guarda che c'è una cosa che ci siamo persi. Andiamo qua. Ok, appoggia la mano al coltello lui invece. Allora, tardi 30 anni. Ti guarda con sospetto. Ha un'armatura di qualità costosa. Con un crocifisso di argento sopra, inciso sopra la parte del pettorale. È alto e molto forte. Pollici molto callosi. Ha molta confidenza. Ok, può essere lui, potrebbe essere lui. L'altro è qua sopra. Sono quasi 20 minuti. Adesso riusciamo a dirimere la questione. Lol, il segnaposto è spostato. Allora, un uomo giovane. Occhi attenti. Si accorge di te subito. Vediamo un attimo. È molto giovane. È un adolescente, non sembra l'aspetto. Veloce e preciso. Ha un vestito semplice senza adornamenti o accessori. Solo un coltello sulla coscia sinistra.
Allora, si è rotto più volte il naso. E si è preso una ferita molto profonda. Secondo me è il tizio di sotto. Questo Calli ha un'armatura elaborata e con incisioni e tutto. Può essere effettivamente un fabbro. Potrebbe essere uno ricco, ma non farebbe l'esploratore e non avrebbe Calli. Chi sei? Posso farti un paio di domande? Con tutto rispetto, vattene. Provo a mostrargli il segno di Wilbrod. Oseret mi ha mandato per darti un report. Ah, ho immaginato che fosse il motivo per cui foste qui da quando siete entrati in accampamento. Stavo aspettando da un po'. Quindi stai spiando per Oseret, grazie per averlo messo. Cosa? Oh, figlio di una buona donna. Allora, ascolta. So che sembra malvagio, ma voglio che tu capisca che non ho scelta nella ragione. Il mio vecchio padre era leale al padre di Etherred. Ma da quando Osred è salito al potere, ha mandato me e i miei figli nelle prigioni. Mi ha dato un'offerta che era difficile da rifiutare. Unirmi a Etherhead e spiare Osred o i miei figli sarebbero cresciuti in una cella oscura. D'accordo, non ti ucciderò, ma è meglio che tu te ne vada via di qui. Sei un uomo di grande pietà, molto più di quello che merito. Non andrò a Eoforwick, Osred non saprà nulla. Ma per favore, se Etherhead riesce a scacciare Osred, cerca i miei figli e tirali fuori da quella cella. Di loro che loro padre li aspetta alla fattoria dello zio. Va bene. Adesso cosa diciamo Tara? Boh, vediamo. Io direi che possiamo anche fingere che l'abbiamo ucciso. A posto. Ottimo. Ecco, ti sei guadagnato questo. Va bene. Ok, detto questo interrompo qua. Farò che assegnare i punti come come vi avevo già preannunciato, ci vediamo al prossimo episodio, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se perché non l'avete già fatto, lasciare un commento qua sotto, vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti!